un paio di anni fa è venuta qui a Milano, è venuta a trovarci in radio. Invece qualche giorno fa l'abbiamo contattata via Zoom da Los Angeles e abbiamo chiacchierato con Ava Max. Quindi state per ascoltare una serie di pezzi di chiacchierata con Ava Max. Ovviamente siamo partiti da un semplice "come stai?", no? Questa è la sua risposta. I'm good, just at home right now. Ok, chiaramente dice sto bene, sono a casa, è a Los Angeles, era mattina presto perché l'abbiamo sentita in un orario tipo le 19, ora italiana, si era appena svegliata. Poi abbiamo parlato chiaramente di My Head and My Heart, che ha al suo interno Around the World degli ATC, e le abbiamo detto: ma quando è uscita quella canzone tu avevi soltanto 6 anni, come fai a conoscere quella canzone? I was 14 when I heard it, I wasn't 6, but I know it came out earlier. I just loved it. I danced to it when I was a teen, and I just really always had it in the back of my mind. Ok, la sentiva sempre quando era ragazzina, aveva 14 anni, la ballava tantissimo. È una canzone che il pubblico di Radio DJ conosce benissimo, è un classico della dance nell'ultimo singolo di Ava Max. Poi abbiamo parlato anche di Kings & Queens, che è uscito un altro suo singolo da Heaven & Hell, il suo ultimo album, che è uscito anche in una versione remix assieme ad una nostra ospite, anche Saweetie e Lau. Le abbiamo chiesto, così abbiamo tentato di indovinare chi potrebbe essere un film per My Head and My Heart. Ooh, that's a good question. Oh, I don't know. maybe like Maroon 5. Con i Maroon 5, io, quella voce che sentivate fare, a cui sentivate fare no, perché lei era a Los Angeles e praticamente in questo periodo su Netflix ci sono, cioè, un film dedicato ad un hotel di Los Angeles, Cecil Hotel, che è assurdo, una storia vera molto macabra. Wow. E poi anche altra cinematografia ambientata a Los Angeles, insomma in una Los Angeles che fa paura. Quindi abbiamo detto a Ava Max: ma Los Angeles può davvero fare così paura? Yes, no. I think, you know, there are definitely a lot of haunted places in LA. Yeah, dice chiaramente sì, poi scherza, poi dice ci sono sicuramente tanti posti incantati, un po' come quell'hotel, sì, l'hotel a cui Netflix ha dedicato una docuserie, posti spaventosi a Los Angeles, il Skid Row e il quartiere che viene raccontato nella serie. Anyway, abbiamo parlato chiaramente di pandemia, di questo periodo, e le abbiamo chiesto, insomma, se ha un suggerimento per gli ascoltatori di Radio DJ, una serie TV da suggerire. By Ava Max. I really loved Queen's Gambit. Yeah. It took a minute to get into, but then you're like, yeah. Huh. E qui è un grande classico degli ultimi mesi, cioè La Regina degli Scacchi, suggerisce. Cioè, se, dice, ci ho messo un attimo ad entrare nella storia, ma poi mi ha spiazzato. Abbiamo parlato anche di Sweet But Psycho e di quanto sia importante, dopo un grande successo come quello, circondarsi di un buon team di persone. Really good. I feel like it's super important. I feel like having a good team is like having good family. You gotta have good family and you gotta have good team because it really helps you grow. Ok, dice, ti aiuta a crescere, avere un buon team è come avere una famiglia, una grande famiglia. Poi cita anche i genitori, che però non lavorano con lei, però ho lasciato intendere che sono sempre in mezzo ai coglioni. Ma no! Non lo so, così abbiamo così abbiamo capito noi. Around the World degli ATC all'interno di My Head and My Heart. Però c'era un'altra Around the World molto famosa, che è quella dei Daft Punk. Ovviamente non potevamo non chiedere anche a Ava Max come ha reagito alla notizia dello scioglimento dei Daft Punk. I got sad, you know, Daft Punk really made a lot of things happen, like vocoders, and like they really made a really cool sound that a lot of people use now, you know? So they were very influential, and it's sad. Qui c'è da dire che, insomma, li giudica con un po' di, no, tipo, ok, non avrò più bisogno di loro, non ho avuto tanto bisogno di loro nella mia carriera. Cioè, perché dice, mi ha chiaramente intristito, ha fatto succedere tante cose, quella band, i Daft Punk, nella storia della musica, l'utilizzo del vocoder, per esempio, e insomma vari altri skills che i Daft Punk hanno aggiunto alla musica. Però, insomma, dice che era davvero triste, secondo me no, non tanto, normale, tipo chi se ne frega. It's sad, it's very sad. Sì, un sad
che però non è I'm sad, cioè, sono triste, però chi se ne frega. Abbiamo parlato del suo taglio, sì. Ha praticamente i tagli, i capelli tagliati metà, metà corti, corti e metà lunghi, esatto. Metà sotto le orecchie, metà sotto le spalle. Abbiamo parlato di questo, ma in generale abbiamo parlato del fatto che Eva è il suo vero nome, si chiama Amanda Eva, ma poi gli abbiamo chiesto, ma Max in tutto ciò chi è? Max is the guy. Max is the more like masculine version of Eva. Yeah. Okay. It's a nice duality. My world revolves around duality. Questa Max. È... questa è un'idea per i parrucchieri all'ascolto, perché lei dice praticamente Max è la parte maschile di me e invece appunto Eva è l'altra, e quindi Max è, sono i capelli corti e Eva sono quelli lunghi. Eva Max, l'ultima volta che ha suonato dal vivo è stata a Taiwan, lo vuoi far sentire? Vai, ecco il suo racconto. Taiwan, in an arena in Taiwan for KKBOX, and it was insane. And that was during the time with COVID. So I was performing with COVID. Isn't that crazy? Yeah. It was in January when, you know, COVID was happening, actually. And we didn't know. So that's scary. Quindi c'è questo che fa paura più che Los Angeles, sì. Perché dice ero a Taiwan, era gennaio l'ultima volta che sono andato al KK Box ed era già il periodo del COVID. Dice, non è pazzesco che ero lì e c'era già il COVID nell'area. Insomma, l'ultima volta che sono andato dal vivo Eva Max, gennaio dell'anno scorso a Taiwan. Ultimissima cosa, abbiamo visto un'intervista ad una radio americana in cui esprime un po' questa voglia di questa sua passione per l'interior design. Allora gli abbiamo detto, facci vedere qualcosa della tua casa. My butterfly chair. So cool. Oh, wow. Super cool, yeah. I love it. In realtà no, erano delle sedie con le sedie farfalle, a forma di farfalla, tipo da campeggio. Perché lo schienale era una forma di farfalla, brutte, con le farfalle normali, no, belle, brutte, bellissime, erano fantastiche. Erano delle sedie a forma di farfalla. This is Eva Max. Eva Max su Radio DJ, Sweet But Psycho, la prima grande hit international di Eva Max. Parliamo di un'artista americana che ha delle origini albanesi anche. Di questo abbiamo parlato la prima volta che è venuta qui in radio in via Massena. Invece nell'ultima chiacchierata che abbiamo fatto qualche giorno fa abbiamo cercato di approfondire anche un aspetto molto importante di Eva Max, della sua musica e anche della sua pettinatura, e cioè il sentimento di inclusività che insomma è fondamentale per la sua musica. Lei ci ha raccontato questo. I've always wanted to do this, but I've always been like this my whole life. I've always stood my ground, said what I wanted. Even if it offended some people, I'd be like, whatever, that's just who I am. So I've always been, yeah, I've always been one to say what's on my mind. Dice, è una cosa che ho sempre voluto, l'ho sempre desiderato, ho costruito tutta la mia vita su questi principi. E poi dice anche, se posso essere, se posso aver offeso qualcuno in qualche modo, mi sono detta chi se ne frega, questo è quello io che sono che è un'ottima attitudine, no? Stiamo imparando cose insieme la sera, impariamo anche questa. Però le abbiamo anche detto, però inclusività è una parola, inclusione è sicuramente una bellissima parola, però che cosa significa per la musica? Ha detto questo. You know, accepting everybody, equality for everybody, I think that's super important. It's important to accept people with, for their differences. I think a lot of people like to judge, like, you know, judge a book by its cover, when in reality we all are going through something, you know? And I think we should all be nice to each other. And I don't know, when I meet someone who's like kind of mean to me, I'm like, why are you being mean? Like, you don't need to be mean, you know? I don't think we should be mean to people. Like, if we're having a bad day, we should step aside. We shouldn't let it out on other people, you know what I mean? And, yeah. E qui c'è della filosofia molto importante, messaggio facile ma molto importante. Dice, intanto, inclusività per me significa accettare chiunque, significa uguaglianza, equality. Dice, è importante accogliere tutti e tutti e tutte con tutte le possibili differenze. Diceva, a molte persone piace giudicare, cita l'espressione un libro dalla sua copertina. Dice, quando in realtà siamo tutti diversi per qualcun altro, quindi dovremmo cercare in generale di essere più gentili.
stili, banalmente questo. Sacrosanta verità, dice anche: quando incontro qualcuno che è cattivo con me, penso perché stai facendo così, non ce n'è bisogno. C'è un po', anche se vuoi, anche un po' come si può dire, religiosa, no? Da questo punto di vista. Sì, di più, cioè, più che altro biblica. La cosa carina che ha detto è: se tutti noi possono avere una giornata negativa, esatto, è meglio cercare di andare oltre e non buttarla addosso agli altri. Yes. Poi abbiamo fatto un gioco con lei che sentirete tra poco. A un certo punto, chiaramente, non potevamo non intanto salutarla con tanti baci e ricordare anche un po' la sua esperienza a Milano. I miss it so much. I remember y'all, and I remember traveling, which kind of is crazy because I've been home so much. I went to Milan a few times. I did Torn there with Joseph Kahn for 3 days, the video shoot. We shut down the Domo. It was fucking freaking crazy. Crazy, freaking crazy. Dice: lo so, mi manca moltissimo. Mi ricordo di essere stata da voi. Mi manca moltissimo in generale viaggiare. Dice: stranissimo. Sono stata a Milano più volte. Sono stata in tour. Mi si ricorda di un qualche episodio di uno shooting, credo in Duomo. E quindi è fottutamente incredibile per lei ricordare questo. Ladies and gentlemen, era Eva Max su Radio DJ. Do you like big bass? Oh, oh.